Buongiorno! Allora, oggi è 11 venerdì e io oggi sto vloggando con la mia videocamera perché la fotocamera si è scaricata. Quindi oggi vloggo con questa, tanto devo vloggare dentro perché comunque fuori non posso vloggare dato che alle 2 fino alle 8 sono comunque sia. Sono al corso, quindi non posso. E niente, io già sento l'aria natalizia anche se il tempo non lo dice, però non lo so, io già sento l'aria natalizia e non vedo l'ora che sia giorno 24, giorno 25, ovvero la vigilia di Natale. E soprattutto non vedo l'ora che sia Capodanno, la vigilia di Capodanno. Cioè, è una cosa che io adoro all'infinità. È troppo bella la vigilia di Natale e il Capodanno. Io forse queste sono le feste che adoro di più di tutto l'anno. Mi piace la Pasqua, sì, però particolarmente mi piace molto, molto di più il Natale, l'aria natalizia, l'albero di Natale, guardate che bello, molto bello con le lucine. Dobbiamo ancora comprare la punta però, l'ho dimenticata, vabbè, pomeriggio, domani la comprerò. Niente, oggi sono praticamente sola a casa e quindi oggi ho deciso di fare un pranzo buonissimo. Ovvero pasta con la salsa e piselli. Alla cosa più sbrigativa del mondo. No, perché allora, praticamente volevo fare sinceramente la pasta con i peperoni, ovvero la crema di peperoni, però diciamo che lasciate stare i vestiti. Però diciamo che non avevo i peperoni dentro e mi seccavo talmente tanto di uscire che ho detto no, faccio qualcosa che ho dentro. È l'unica cosa che ho, cioè non l'unica cosa che ho, l'unica cosa che ho voglia di fare è la pasta con la salsa. Allora, eccola qua, che tra l'altro è quella comprata alla Coop. Allora, noi, è questa qui della Librotti, salsa di pomodoro ciliegino. Allora, praticamente ieri mia mamma e mio papà sono andati a fare la spesa e quindi hanno voluto provare un po' di questa salsa, cioè solo una bottiglia, quindi la proveremo. Però per il resto diciamo che noi la salsa la facciamo in estate, quindi facciamo tutto il procedimento, ne facciamo abbondante, la facciamo molto molto abbondantemente in modo da poter stare tutto l'inverno e poi ad agosto farla nuovamente. Quindi oggi ho cucinato questo sia per me che per mio fratello. Mia mamma sta facendo i dolci natalizi, ovvero qua si chiamano i pronobis, che sono praticamente quelli col vino cotto, cacao, insomma ci sono vari ingredienti che solo loro sanno, con mia zia e con mia nonna. Oggi tra l'altro mio nonno ha fatto il compleanno, ha fatto 74 o di più anni, comunque vabbè. Alla fine poi ieri sera sono riuscita ad andare dalla mia amica che aveva fatto il compleanno, perché alla fine poi sono uscita prima. Insomma, e tra l'altro, chi ha vinto il GF? Federica. Cioè, ragazze, come non poteva non vincere Federica? Io, cioè, ero proprio sicura al 100%, mi potevano sparare, mi potevano dire
quello che volevano, ma io l'ho detto sin dall'inizio. Federica sarà la vincitrice, infatti ieri ve l'ho detto nel vlog. Io volevo personalmente che vincevano o Simone o Manfredi. Simone è stato eliminato come terzultimo, il terzultimo è arrivato. Comunque mi è dispiaciuto tantissimo perché comunque Simone meritava di vincere. Secondo me non è stato tanto il fatto che Federica si sia sentita diciamo un po' come vittima, più che altro io la vedrei come una cosa che fuori hanno visto in Federica qualcosa che magari io non ho visto. E non lo so, non sono soddisfatta della vittoria di Federica assolutissimamente, anzi ci sono rimasta male e non vi dico poi tra l'altro quanto sonno avevo ieri sera, finito se non mi sbaglio l'1:15, così praticamente avevo un occhio aperto e uno chiuso. Poi quando ci sono le pubblicità a me capita sempre che chiudo gli occhi e dico vabbè dai, questi 5 minuti di pubblicità dormo. Poi non è che capisco che la pubblicità ovviamente è finita, mi addormento in un sonno profondo come se io stessi dormendo in una notte profonda. Poi per fortuna ieri sera mi ha mandato, stavamo messaggiando con la mia amica che saluto tra l'altro, ciao l'amica misteriosa, ricordatevelo, e che prima o poi la farò spuntare in questo in qualche video, scusate, non in questo, in qualche video. E mi ha mandato il messaggio su WhatsApp perché ho sentito il telefono che suonava, mi sono svegliata tutta spaventata, gli ho mandato il messaggio, gli ho detto, siccome avevo visto che comunque avevo siccome ho visto che comunque erano usciti tutti e due, sia Manfredi che Federica, dalla casa, ho detto, oddio, già hanno detto il vincitore o la vincitrice. E quindi io ho mandato il messaggio e ho detto, ma oddio, ma l'hanno detto. E lei, no, no, tranquilla che non l'hanno detto. Per fortuna, e sono riuscita a vederlo. Niente, sto chiacchierando troppo come inizio, ci sentiamo un po' più tardi. Adesso devo prepararmi l'aerosol perché questa tosse non vuole andare via e quindi devo per forza e obbligatoriamente farmelo. Quindi adesso me lo preparo. Oddio, stavo cadendo. E lo preparo e me lo faccio. Allora, ragazzi, sono appena tornata dal corso e adesso sto cercando qualcosa da mangiare perché mi è venuta fame, anche se prima ho mangiato un Kinder Bueno, però non so cosa mangiare. Tra l'altro dovrei vedere anche Uomini e Donne di oggi perché ci sono stati i giovani e quindi devo vederlo assolutamente. Quindi niente, oggi è stata abbastanza una giornata stancante, soprattutto oggi pomeriggio, perché mamma mia, hanno fatto un sacco di urla, mi sta scoppiando la testa. E abbiamo, diciamo, un po' discusso su vari argomenti, insomma, che fanno fare male alla testa. E niente, vi lascio e mangio adesso mangio e poi mi guardo qualche cosa su YouTube o Uomini e Donne, vediamo un po'. Stasera tra l'altro c'è anche Senza Identità.